Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di una tecnica per contromanipolare i narcisisti. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che se pretendiamo che un narcisista ci ami è come pretendere, diciamo, di ottenere il sangue dalle rape, è un qualcosa di strutturalmente impossibile, per cui se ci coinvolgiamo con un narcisista o con una narcisista non possiamo, come dire, sperare di essere amati, proprio perché strutturalmente hanno difficoltà a farlo. Allora, se proprio siamo, come dire, in qualche modo potremmo dire attaccati a questa persona, un attaccamento, intanto dobbiamo renderci conto che di attaccamento si tratta, perché se una persona non ci dà amore, non è che dobbiamo provare avversione per questa persona, però dovremmo semplicemente lasciarla andare per la sua strada. Aprire il nostro cuore e coinvolgerci con altre persone. Però spesso questo non accade proprio perché viviamo una sorta di dipendenza da persone che non ci danno nulla fondamentalmente. E quindi bisognerebbe fare due percorsi in parallelo. Uno di ristrutturazione interiore per diciamo riuscire a staccarsi da queste situazioni. L'altro è quello, volendo, di provare ad agganciarli. Agganciare queste persone è possibile soltanto attraverso la contromanipolazione. Cos'è la contromanipolazione? È cavalcare la tigre. Cioè, il narcisista basa la sua relazione con gli altri sulla manipolazione, cioè in qualche modo far suscitare emozioni negative, quali sensi di colpa, quali ricatti morali, oppure ricatti basati sull'abbandono, ricatti basati sul rifiuto. Quindi utilizzano questi stratagemmi per tenere vincolate, tenere legate le persone. E allora la tecnica è quella di cavalcare la tigre, cioè utilizzare la loro stessa tattica, dando in una prima fase, diciamo, la sensazione di essere coinvolti, essere legati, quindi essere manipolati. E quindi, però dobbiamo farlo, diciamo, con un distacco interiore. Quindi questa strategia è imprescindibile dal risolvere in qualche modo il nostro attaccamento. Quando diamo questa sensazione, il narcisista prova uno stato di piacere, un piacere narcisistico, appunto. A quel punto lì dobbiamo iniziare a togliere, diciamo, dare la sensazione che non siamo più tanto legati. Qualche volta, diciamo, sfuggire alla manipolazione, nel senso che se lui o lei ci dice guarda che se non fai questo me ne vado, non fare quella cosa lì e vedere cosa fa l'altra persona, o farla parzialmente, o farla in ritardo, iniziare a calibrare, diciamo, i nostri comportamenti per riuscire a, diciamo, a far sì che l'altra persona venga destabilizzata, perché il suo ragionamento è: ma come? Fino a ieri, diciamo, l'avevi in pugno e oggi non ce l'ho più. E quindi a quel punto lì il narcisista sente un vuoto, una sorta di vuoto interiore, per cui farà qualcosa di più, cercherà di essere accondiscendente in qualche modo e darà un po' più di disponibilità per vedere se questo può portare l'altra persona più vicino. A quel punto lì ci avviciniamo di nuovo e nel momento in cui ci avviciniamo il narcisista ricomincerà con i soliti ricatti. Però deve essere un avvicinamento, diciamo, fatto non dal profondo, fatto come recitava una parte. E successivamente, nel momento in cui lui ricambia il comportamento, ci riallontaniamo di nuovo, non accettando le manipolazioni. Ecco che questo gioco deve essere calibrato in modo sottile, in modo tale che il narcisista crederà che la manipolazione consiste nell'essere accondiscendente nei nostri confronti, in qualche misura. Ecco che in questo modo andiamo a creare una rete, una ragnatela, diciamo, che ci consente di effettuare quella che viene chiamata appunto contromanipolazione, tenerlo o tenerla vincolata in un legame sottile, un doppio legame, per cui lui crederà che essere accondiscendente significa manipolarci, quindi metterà in atto questa strategia. Questo è il modo migliore per tenere agganciato il narcisista, però teniamo presente che non è che sei innamorato di noi, lo abbiamo agganciato. Agganciato cavalcando la tigre, cavalcando la sua compulsione, che è quella della manipolazione. Per questo video è tutto.
Ti ricordo due cose, che venerdì 10 febbraio 2017 terrò a Torino un corso su come coinvolgere gli altri, come potenziare la propria autostima. Quindi venerdì 10 febbraio 2017 Torino alle 20:45, corso 3013, Educatore della Provvidenza. Il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare all'estrazione di 10 corsi gratuiti completi con me, che potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!